doveva giocare il derby con il Casale mercoledì, rinviato, e allora attesa tantissima per rivedere i Leoni in campo con la voglia dei tre punti che sono mancati nelle ultime gare. Ecco, Domenico commentava anche la scelta tattica dell'allenatore Riccardo Boschetto di tenere Virtus e Piana per adesso in panchina, due bomber più conosciuti. Contro uno il diretto avversario in corsia Mancina, può rientrare, va fino in fondo, Otele, siamo in area di rigore, sterza, poi ci pensa troppo e crossa, basso per Sacca, paratissima da parte di Bruscolin. Sacca e Otele si sono scambiati, poi la buona per Filip, dentro l'area, Filip può scavalcare il portiere, Filip! Fondo di pochissimo, clamorosa occasione al minuto 34. Procopio bravo a vincere il contrasto aereo, a mantenere il possesso, passare da Sacca, c'è capo davanti a sé, più il contropiede di Sacca, con velocissimo Sacca, sfida nell'uno contro uno Venneri, può entrare in area da sinistra, Sacca, il cross basso, arriva Diallo! Diallo! Vantaggio, minuto 41, ha fatto tutto benissimo Matteo Sacca dalla sinistra, da un flipper all'interno dell'area di rigore, è arrivato lo sceriffo, undicesimo gol incatenato, Bertone meritatamente in vantaggio. Manasiev sul pallone, l'unico ammonito nel corso del primo tempo per il Bertone, ad impostare è il numero 10 che torna all'indietro per Samuele Emiliano, inizia la ripresa, non calcia il numero 7 Picone, allarga invece sulla destra la conclusione, eccola qua, la prima parata di Titi, l'abbiamo chiamata, pronto, prontissimo a dire di no. Occasione potenziale mentre Sacca mette tutto dall'altra parte, entra in area di rigore, palla dentro per Diallo, eccolo qua, il palla 2-0, che trate mette un lucchetto sul match, 2-0 del Toro alla mezz'ora, ancora sempre lui, c'è il Diallo, giro palla difensivo direttamente per Venneri, imposta lui con il destro, lancio lungo in verticale, tra le braccia di Teddy che viene anticipato clamorosamente, ed è il gol del 1-2, prova a sfidare Giura, lo salta, entra in area, Diallo fa tutto da solo, crolla, non c'è fallo, non c'è contatto per il direttore di gara, si lamenta tutto il pubblico di Asti. Grande occasione per l'Asti che ci sta provando con tutto per tutto, clamorosa occasione in questo finale, ci prova ancora l'Asti che sembra avere di più, qua spreca, occhio al contropiede, Romairone, recupera il possesso, 3 contro 1, atterrato Romairone, e qua raccoglie Sheriff Diallo, dentro l'area c'è Otele, servito invece Todisco, dentro l'area! Ciccio Todisco, 3-1 Leoni, nel finale di questa gara arriva il gol anche di Ciccio Todisco. E Teddy pronto al rinvio, lancio lungo nella zona di Sheriff Diallo che stacca di testa, non è ancora finita, anzi sì, finisce qua, 2-3 Leoni, che sofferenza, ma alla fine è vittoria per la KSL.